Una cosa molto interessante quando si parla di legge di attrazione è la regola dell'abbondanza. Cosa significa abbondanza? Significa che in questo universo, siccome questo universo è Maya, tutto è possibile e non ci sono limiti, non ci sono carestie. Le carestie sono soltanto una restrizione della nostra mente, a cui purtroppo ci hanno educato fin da piccoli. Se vuoi ottenere qualcosa, devi superare sicuramente quella prova e soltanto tu o un altro riuscirai ad avere quella cosa. È tipico quello del concorso. Il concorsone, ci sono 10 posti, i partecipanti sono 10.000, gli altri 9.990 resteranno a bocca asciutta. E questo è un principio invece di restrizione. Nell'universo non funziona così, nell'universo non ci sono limiti. Ognuno può ottenere tutto ciò che vuole, perché l'universo è Maya, l'universo è illusione, quindi chi acquisisce il potere di Maya può ottenere tutto e l'invidia, cioè desiderare quello che desiderano gli altri, volere quello che vogliono gli altri, è ciò che fa franare tutto. Cioè nel momento in cui iniziamo ad invidiare, nel momento in cui iniziamo ad agganciarci a quelli che sono i desideri degli altri, eliminiamo le possibilità di avere ciò che invece veramente potremmo desiderare. Cioè desiderio deve essere un'espressione, deve essere una richiesta. E tra l'altro, desiderare è una parola molto, molto importante ed è esattamente l'opposto di considerare. Nel momento in cui desideriamo, rompiamo degli schemi. Nel momento in cui consideriamo, ci adeguiamo degli schemi. Cosa significa desiderare e cosa significa considerare? C'è in tutte e due le frasi la parola sidera. Sidera sono gli astri, sono le stelle. Perché gli antichi latini guardavano molto le stelle e diciamo, pensate che agli albori dell'università una materia fondamentale per qualunque tipo di studi che uno facesse era l'astrologia. E quindi considerare significa che io guardo le stelle, guardo come sono fatte, guardo la posizione dei pianeti e mi adeguo. Mi adeguo quindi ad uno schema, che è lo schema delle stelle, sidera. Invece desidera vuol dire che io guardo la posizione delle stelle come sono, ma non mi importa. Io desidero quella cosa, voglio quella cosa e non mi interessa se nelle stelle c'è scritto qualcos'altro. Quindi rompo lo schema, vado contro, diciamo così, la posizione delle stelle. E questo è veramente un desiderio profondo, significa non adeguarsi. Nel momento in cui io mi adeguo, considero e quindi mi adeguo alle regole. Nel momento in cui desidero, trasgredisco le regole. E per avere l'abbondanza, per far sì che la legge d'attrazione si manifesti e quindi io posso ottenere, non devo considerare, ma devo desiderare, devo andare oltre gli schemi. Perché se io mi adeguo agli schemi, potrò soltanto scegliere quello che è presente nello scaffale di un supermercato ristretto. È come io vado, in un supermercato e prendo quello che c'è nel supermercato. Invece, desiderare significa andare in un supermercato dove tutto è possibile, dove tutti i prodotti ci sono. Quindi non limitarmi. Non limitare. Desiderare significa questo e l'abbondanza significa questo. Poi le persone invece spesso collegano l'abbondanza, che ne so, alla quantità di denaro, ma il denaro è un epifenomeno, non, è una costruzione locale. L'abbondanza invece è qualcosa che va oltre.
vuol dire rivolgersi a qualcosa che è oltre lo spazio del tempo, per portarla nello spazio-tempo. E quindi nel momento in cui ci crediamo limitati, saremo limitati. Nel momento in cui ci adeguiamo alle regole, diciamo, e pensiamo che magari non è giusto meritare questo perché i nostri genitori o chi per essi ci avevano detto guarda che tu non ti meriti questa cosa, guarda che tu sei stato disgraziato e avrai una vita di merda e alla fine finirai male, nel momento in cui io considero, mi adeguo a questa profezia e quindi avrò una vita di merda e finirò male. Nel momento in cui invece desidero, vado oltre questa profezia che mi è stata fatta e la vita me la costruisco io, in funzione dei miei desideri. Sarà il mio percorso, sarà quello che permetterà alla mia anima di evolvere. Quindi bisogna imparare a smettere di considerare e imparare a desiderare per ottenere l'abbondanza che nell'universo è presente. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.soluzionevip.com. Ciao a tutti!